Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì, 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 J-Ax. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Se non c'è l'umanità, chiedemelo perché, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, gli dedichi a sé, puttana che come a me, le crescenze della guerra. Tirano colpi e dopodiché danno la colpa a te, se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il calumè. Colpa di noi selvaggi, coi tatuaggi, sarà che ci facciamo viaggi, ma sognare che ci rende saggi è uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa. Ragazzi della crisi dei valori, riempiamo di aria coi pensieri migliori, e non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque ha sofferto, e siamo uguali da Milano a Bari nonostante Umberto. C'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà, chi ha il cuore spaccato a metà, chi della terra è stufo, il cielo cerca gli UFO, chi al giorno ci ha rifiuto di dorare da gufo. E non vogliamo più eroi, nessuna bandiera, qui sono tutti cowboy, mangiatina chi vuole la pace stasera. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col suo ghigno peggiore. Quando vedo crollare quello in cui credo, poi mi sollevo e riparto da zero, so che ogni cosa la devo alle palle quadre di mio padre, al suo sudore, al sorriso di mia madre, al viso di ogni nonno che proietta amore. Mio fratello piccolo, ora più alto di me, nonna mi protegge sulla stella più bella che c'è. Ai miei amici esauriti, alle notti felici di vizi previti, realizzi che lo stile è quando siamo uniti, solo quando stiamo assieme la storia è vivibile. Basta parola a ogni persona visibile, è tutto possibile, perché non sarebbe difende il sogno che ha, mentre il sole che scende saluterà. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Se non c'è l'umanità, chiedemelo perché, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, ci sui u te, voga cerca pace a mezza sa uè. Se non c'è l'umanità, chiedemelo perché, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, gli dedichi a sé, puttane che come a me, le crescenze della guè. Noi, di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. 2002 Jay Asha Sene, ora rendo WhatsApp Anna Reverendo, se 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 Clash Axis, se 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 se. A partire da questo momento, coloro che verranno trovati privi di autorizzazione saranno arrestati. Garantiamo la vostra incolumità. Sono fatto la mia parte, ma dimmi, ti piace la musica? Vedi, io sono musicista, se così si può dire. Sto per dare uno spettacolo quanto mai speciale. Ti prometto che sarà uno spettacolo mai visto prima e che dopo tornerai a casa. We'll be right back.
fausta per me di dunque il luogo del nostro economico e di accennare alla razza di questa terra avanti spesso. Voilà! Alla vista umile veterano del vaudeville, chiamato a fare le veci sia dalla vittima che del violento, dalle vicissitudini del fato. Questo riso non è vago vessillo di vanità, ma semplice vestigio della vox populi, ora vuota, ora vana. Tuttavia questa visita alla vessazione passata acquista vigore ed è votata alla vittoria sui vampiri virulenti che aprono al vizio, garanti della violazione vessatrice e vorace della volontà. Verboso, quindi permettimi di aggiungere che è un grande onore per me conoscerti e che puoi chiamarmi V. Allora, buonasera a tutti e a tutte quanti i radioascoltatori di Radio Roma Futura. Iniziamo questa terza puntata di Booper Quinto. Sempre in ritardo. Ringraziamo il direttore comunque clamoroso arciduca della Catalogna, Massimo Morgante. Che ringraziamo, Riccardo, che hanno fatto la trasmissione prima di noi sulla Lazio, Molte sempre grazie. Forza Lazio. Ma anche no, insomma, non è quello il problema. Sì, e allora iniziamo questa terza puntata, come abbiamo detto, la seconda per quanto riguarda il vecchio settimo municipio. Oggi parleremo di un quartiere grande, il quartiere più grande di questa storico, di questo quadrante di municipio, che è anche storico, che è Centocelle. E ne parleremo con due ospiti che sono graditi, perché sono due giovanotti come a noi, come a me e ad Alessandro, e sono due giovani preparati e molto attivi socialmente sul quartiere. Allora iniziamo dalla signorina, come ospiti abbiamo Valentina Desideri. Buonasera a tutti. Esponente del Partito Democratico di Via degli Abeti, membro dell'esecutivo. E poi abbiamo con noi Emiliano Orlandi. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Di che ci mancherebbe. Invece lui segretario del Partito Democratico di Via degli Abeti. Sì. Allora iniziamo subito con delle domande che ci permettono di scioglierci un pochetto, di ambientarci un po' sulla radio. Di rompere il ghiaccio. Allora, cosa avete fatto? Ieri che era Pasquetta e a Pasqua. Qui siamo con la differita della Russia, quindi a Centocelle anche era ieri Pasquetta, sì. Okay. Esatto, confermo. Io dopo essermi svegliato con molta calma ho preso il motorino e ho fatto un bel giro per Roma. Era pure una bella giornata ieri. Esattamente, una Pasquetta così calda e così con tanto sole, era un po' di tempo che non la vivevo. E siccome ieri combaciava sia la Pasquetta. Di Roma Capitale. Esattamente. Ai fori imperiali magari pure. Ai fori imperiali li ho, diciamo, quasi sfiorati, mettiamola così. Perché diciamo la verità, non è sceso dal motorino. No, esattamente. E invece per quanto riguarda l'abbacchio, non avete mangiato l'abbacchio oppure voi siete di quelli che... Io avevo dato il giorno prima, insomma, avevo fatto doppia razione. Invece Vale, tu come... Ah, io sono stata in Umbria, ho fatto un giro a Spoleto, a Gubbio. Ieri perché a Corso Martini a Spoleto c'era un esperimento che avevano fatto, ovvero hanno mandato abbiamo in filo di fusione la nostra radio. Esatto, esatto, magari a Via dei Castagni. Sottoscrivo. E quando veramente ci riprenderemo Via dei Castagni come una passeggiata. Solo i fori imperiali. Naturale. Non solo i fori imperiali, ma pure Via dei Castagni. Esatto, i nostri fori, il nostro corso. Esatto. Allora, un'altra domandina semplice. Che ne pensate del progetto di Radio Roma Futura? Tu, bene o male, l'hai già detto. Emiliano? Io sono rimasto favorevolmente colpito, devo essere sincero, non l'ho ascoltata tanto, lo farò di più nei prossimi giorni, ne prendo tutte le responsabilità, ci mancherebbe, però credo che insomma la possibilità di esprimere i propri idee, i propri pensieri e soprattutto di far parlare anche qualsiasi persona. Sapete, questo è un programma che comunque dà spazio alle realtà sociali e politiche dei quartieri del quinto municipio, cercando di essere anche una sponda per le istituzioni per portare avanti dei progetti, delle idee,
e quant'altro. Iniziamo magari subito una domandina, te la chiedo a te, visto che sei segretario del Partito Democratico. Sabato 12 aprile c'è stata una manifestazione degli antagonisti a Roma. Come sappiamo, noi della radio, la vostra sede, il vostro circolo, o come piace chiamarla a noi, sezione, è stata comunque sotto attacco di queste persone, di questi ragazzi, giovani e non solo. E come abbiamo avuto modo di dire nelle trasmissioni passate, abbiamo dato la nostra solidarietà nei vostri confronti. Ecco, noi quello che chiediamo, vorremmo capire cosa è successo e come poi vi siete comportati, perché so, vabbè, ora ce lo spiegherai poi. Sì, allora, a noi diciamo è successo questo, che nella notte tra giovedì e venerdì, diciamo così, sulla facciata del nostro circolo è stata ricoperta con due scritte. Invece era qualcosa che riguardava un po' di più magari il livello nazionale, il livello politico nazionale. In ogni caso, insomma, questo fatto è stato, almeno per me personalmente, un modo, diciamo, negativo di esprimere poi in qualsiasi parere, e soprattutto io non ho capito, faccio ancora difficoltà a capire se è l'identificazione del simbolo PD sia a livello nazionale che a livello cittadino come un qualcosa, perché se è così mi preoccupa, perché io pure domani potrei identificare qualcuno che è qualcosa che invece magari non c'entra niente, non ha fatto, non è, sia da un punto di vista di atteggiamenti sia da un punto di vista di idee, di espressioni. Naturalmente il circolo è stato ripulito, io mi sono preoccupato di ripulirlo io in prima battuta e ho chiesto aiuto a un compagno, insomma una persona iscritta al circolo, a Luciano, che ringrazio pubblicamente davanti a tutti, perché le scritte sono state cancellate e quindi in qualche modo è tornato tutto pulito. Quindi l'avete cancellate voi, era questo? Sì. Proprio per far capire a tutti che poi insomma i circoli prima di tutto sono dei luoghi nei quali comunque che vanno in qualche modo curati e bisogna dimostrare verso di loro una certa appartenenza. Però diciamo io non è che rimango freddo al messaggio che passa, al di là della scritta, che è un messaggio che probabilmente chiede quantomeno un confronto o comunque un dialogo rispetto a i problemi legati alla manifestazione del 18, anche se poi su quella manifestazione insomma io ho visto delle scene che mi sembravano più da guerriglia urbana che da manifestazione. Sì, abbiamo avuto modo anche di commentarla in diretta qui dalla Rustica, la manifestazione. Oppure invece a dei temi che so più di livello nazionale, sui quali forse magari no, identificare il circolo come responsabile di un qualcosa sulla quale. Secondo me non aiuta a risolvere il problema, insomma. Tra le altre cose io ci tengo a sottolineare il fatto che un paio di settimane prima di questa manifestazione, forse un mese, noi come circolo avevamo tra virgolette subito sgombero di un locale, di un'ex scuola a due isolati da via degli Abeti, con tutti i disagi che questo.